Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ver Crisis e oggi un video abbastanza conciso, oserei dire, semplicemente perché vi do, come sempre, gli aggiornamenti e le news riguardanti il gioco. Ci sono delle grandi informazioni perché finalmente la miniera ha prodotto dei materiali. Ne abbiamo già parlato in live su Twitch la volta scorsa, quindi vi invito comunque a seguirmi sul canale Twitch e ovviamente, se volete, anche sul canale Telegram, dove è possibile entrare gratuitamente per ricevere tutte le notifiche riguardanti live e video, mentre invece per gli abbonati vi ricordo esiste anche il server Discord dedicato con video in esclusiva, video in anteprima, guide e soluzioni complete in anteprima, quindi tutto quanto a disposizione. Oggi invece di che cosa parliamo? Parliamo di una novità che è stata già annunciata su Twitter e che ora ufficialmente è stata aggiunta anche alle notizie di gioco, che ho sbagliato a cliccare, dove praticamente viene introdotto il Day of Seven Gift. Che cos'è il Day of Seven Gift? Ovvero ogni mese, il giorno 7 di ogni mese, praticamente riceveremo sotto forma di regalo ben 1000 gemme. Quindi è una cosa incredibile, perché se riusciamo effettivamente a risparmiare risorse come Dio comanda, si riesce comunque ad ottenere una buona quantità di gemme, sia quelle che si farmano durante gli eventi più questa sorta di stipendio, chiamiamolo così, che ci viene dato praticamente ogni inizio del mese. Ma oggi non parliamo soltanto di questa novità, che è comunque molto gradita e comunque va benissimo, ma parliamo anche di i banner, parliamo del banner, anzi in questo caso, che verrà rilasciato giorno 9 di ottobre. Un nuovo banner che avrà come protagonisti Eris e Matt da First Soldier. Queste sono in questo caso le armi che verranno date per l'appunto ai nostri personaggi. Devo ammettere che come armi Eris sblocca la funzionalità di essere utilizzata come DPS, perché giustamente riceve un'arma che sblocca addirittura un 800% di moltiplicatore danno, che però in questo caso è magico, di tipo elemental evento su single target, ovviamente, perché un 800% AOE sarebbe stato una cosa mostruosa da pullare. Con ovviamente Refined Abilities, che in questo caso aumentano gli HP e la potenza di tipologia vento. Quindi un'arma che effettivamente non è male, soprattutto utilizzata per Zac, perché vi ricordo che comunque Zac è un ibrido fondamentalmente, che può essere attaccante magico e fisico, e con la Falchion riesce a produrre danni AOE di tipologia vento. Quindi in realtà quest'arma, che boosta gli HP e i danni vento, potrebbe effettivamente fare molto comodo a lui. Ma ciò che veramente fa gola di questo banner è l'arma di Matt. La Killer Hornet permette a Matt di diventare forse uno dei personaggi più rotti presenti all'interno del gioco, perché la sua abilità Killing Slash è un 720% di danno non elementale al single enemy, che però brecca il sigillo abilità, ovvero quel sigillo che solitamente può essere breccato solo dopo aver breccato i sigilli precedenti, ovvero quelli a cerchio, quelli a X o quelli a triangolo. Mentre invece quest'arma può bypassare la condizione e breccare direttamente quei sigilli, che dona ovviamente al personaggio di Matt una sfumatura da DPS e da breaker fuori dal normale. È veramente ottima quest'arma, veramente molto molto forte, proprio per questa sua capacità di poter spezzare direttamente i sigilli senza bisogno di ulteriori convenevoli. E poi come Refined Abilities abbiamo l'ennesimo boost di attacco fisico e il boost delle abilità fisiche, quindi anche quest'arma in teoria, comunque sia, anche come Refined Abilities non è male, soprattutto per i personaggi fisici. Per Cloud per esempio quest'arma potrebbe essere validissima da inserire nella sua build.
Devo dire appunto che queste due armi, se utilizzate anche come sub-weapons, sono comunque molto molto comode. Certo, averle come armi principali è ovviamente la scelta più indicata, forse più per Matt che per Eris, dato che, almeno per come gioco io, Eris, essendo una curatrice, è nell'eventualità una debuffer in base alla situazione, perché riesco comunque a gestirla come healer e debuffer, un'arma del genere per me è sicuramente inutile. Però potrebbe essere comoda da inserire in futuro nelle wishlist, perché appunto ottenerla, diciamo, all'interno di un altro banner più conveniente potrebbe in un modo o nell'altro permettermi poi di utilizzarla come sub weapon. Qui ovviamente, per quanto riguarda il pullare, se ovviamente vi interessa pullare, io direi di andare direttamente verso l'arma di Matt. Si potrebbe fare addirittura il sacrificio, tra virgolette, di ottenere praticamente l'arma di Matt nei primi 6 stamp e fermarsi direttamente. Non perché ovviamente le skin in questo caso non siano valide, ma semplicemente per assicurarsi praticamente quest'arma che, dipende dalla situazione, può essere molto comoda. Skin che invece vengono comunque proposte all'interno del gioco sono il Prism Dress, che è quello che vedete di Eris, una sorta di vestito quasi da sposa, principessa, regina, chiamatelo un po' come volete, dove avremo il boost ovviamente dell'attacco magico e poi il Wind Streak, il Wind Strike Arcanum, che è praticamente la stessa tipologia di buff che hanno sia Sephiroth che Cloud con i corrispettivi elementi, quindi avere comunque un boost per quanto riguarda il suo attacco magico elementale. Quindi se volete utilizzare Eris appunto come damager piuttosto che come healer, questa skin fa al caso vostro. Mentre invece il nostro Matt prende il Killer Attire, che è una skin incredibilmente forte per Matt stesso se utilizzato come DPS, perché aumenta gli HP e l'attacco fisico, quindi avere boost di HP direttamente già dalla skin è un qualcosa di positivissimo in teoria, proprio perché si ha la possibilità di poter giostrare meglio le sub weapons, mentre invece avere già il piccolo boost di HP all'inizio già ci dà un margine di vantaggio. E poi ovviamente attacco fisico, dato che comunque l'arma che si va a pullare è comunque un'arma fisica, e quindi giustamente si va a potenziare Matt da quel punto di vista. Matt, come vi ho già detto tante tante volte, è praticamente il tutto fare del gioco, è letteralmente un jolly, può essere utilizzato come healer con la prime number, può essere utilizzato come DPS magico se possedete ovviamente la guard stick o comunque altre armi che vi consentono di essere forte della tipologia ghiaccio o in generale della tipologia magica, e poi adesso invece con la Killer Hornet diventa incredibilmente forte anche dal punto di vista fisico. Quindi Matt probabilmente è uno, paradossalmente sarebbe uno di quei personaggi da pullare sempre quando si trova nei banner, perché qualsiasi cosa riesce a fare Matt praticamente vi dà la possibilità di gestire al meglio il vostro team. Io ovviamente questa cosa non la faccio perché ho investito comunque molto su Sephiroth, ho cercato comunque di massimizzare le mie risorse su di lui proprio per averlo al pieno della forma, e sinceramente parlando non mi sento di fare un investimento verso il personaggio di Matt. È comunque un banner, direi, nella media, non direi che sia un banner completamente da skippare. Probabilmente tutti coloro che hanno già buildato Eris come healer non avranno interesse nel buildarla come attaccante magica, mentre invece chi cerca ancora le armi di Matt, questa potrebbe essere comunque una buona occasione per ottenere magari la prime number, per ottenere la sua arma, renderlo magari un personaggio ibrido e quindi magari sfruttarlo in circostanze diverse. Detto ciò, non ho nient'altro da dire, questa era la mia valutazione generale dei banner, o comunque del banner che uscirà giorno 9. Vi annuncio anche che a fine mese dovrebbe uscire anche un altro evento che avrà come protagonista Barrett, però per il momento vi lascio a queste informazioni. Quando poi avremo altre immagini o comunque altre come dire, altre informazioni magari un po' più succulente, avremo modo di poterle commentare direttamente
direttamente in live, oppure poi tramite video che rilascerò sul canale YouTube. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato d'aiuto, che possa essere interessante. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate del banner, se andrete a pullare o non andrete a pullare, e io come sempre vi aspetto al prossimo appuntamento. Bye bye!